Salve ragazzi, io sono Pain Master e il sito Metal Gear Informer qualche giorno fa ha pubblicato questo articolo che è un po' un riassunto di una storia che è stata pubblicata su Polygon e che se volete leggere integralmente trovate in descrizione e che ho trovato davvero interessante per ciò che è stato detto. Praticamente questo articolo parla della storia dello studio Kojima Production Los Angeles, che era uno studio distaccato da quello principale di Kojima a Tokyo, che fu fondato nel 2013 con come primo scopo la creazione della parte online di Metal Gear 5 The Phantom Pain. Quello fu il loro primo progetto, ma lo studio aveva l'ambizione di diventare uno studio importante, di riuscire a fare qualcosa di grosso. Secondo alcuni dei dipendenti non c'era una competizione tra questo e lo studio principale, semplicemente collaboravano e lavoravano simultaneamente. Una delle primissime cose interessanti che sono state dette è che uno dei dipendenti, che ha voluto restare anonimo, ha dichiarato che utilizzare il Fox Engine gli ha completamente cambiato la vita perché ha imparato tantissimo e perché è un engine che è davvero molto avanzato ed era avanzatissimo per il periodo in cui è stato creato, perché aveva un sacco di funzioni che gli engine moderni stanno iniziando a implementare solo adesso. Però questo engine ha anche i propri contro, cioè che è davvero complicato da imparare da utilizzare. Ho letto diverse testimonianze di modder che hanno lavorato a Phantom Pain, che hanno cercato di moddarlo e che nonostante tutto si sono ritrovati davanti dei muri invalicabili perché ci sono parecchie limitazioni, non solo dovute all'engine, ma principalmente anche da come è stato strutturato il gioco e semplicemente riuscire a imparare a oltrepassare questi muri, riuscire a imparare a scavalcare le limitazioni del gioco andando a sfruttare funzioni dell'engine è stata una cosa mostruosa da imparare. Alcuni ci sono riusciti comunque. Infatti c'è una piccolissima community di modder di Phantom Pain che però qualche buon risultato è riuscito ad ottenerlo. E uno purtroppo dei principali problemi che aveva questo engine, da quel che ci è stato raccontato in questo articolo, è che i commenti erano in giapponese, quindi tutte le varie funzioni di che cosa facevano porzioni del codice venivano spiegate in giapponese e ovviamente i dipendenti a Los Angeles non sapevano leggerli. In più i dipendenti a Los Angeles non avevano il permesso o forse addirittura non avevano le competenze per poter modificare le porzioni di codice dell'engine. Quindi se erano limitati dall'engine e volevano modificare qualcosa per fare la loro versione di Metal Gear Online, dovevano prima contattare lo studio di Tokyo, chiedere ai programmatori di fare le modifiche che gli servivano, per poi andarle a sfruttare. E questo richiedeva parecchio tempo e frustrava molto gli sviluppatori perché si sentivano come se non fossero produttivi, come se stessero più tempo ad aspettare che a lavorare. Tutto ciò ha rallentato di parecchio i lavori su Metal Gear Online e ciò ha fatto sì che tutti i programmi originali di come sarebbe dovuto essere siano stati ristretti, parecchi contenuti sono stati modificati per riuscire a realizzarli in tempo. Diverse idee interessanti purtroppo sono state accantonate. Il piano principale di Metal Gear Online doveva sfruttare appieno l'ambientazione open world di Phantom Pain. Praticamente quella che doveva essere la modalità principale del gioco era una specie di corsa da trincea a trincea per raggiungere una fortezza che stava al centro di una mappa enorme. Le squadre che dovevano competere in questa specie di gara avrebbero potuto utilizzare i vari veicoli che sono presenti in Phantom Pain e il gameplay di base sarebbe stato qualcosa di simile alla serie di Battlefield, quindi con punti di controllo da conquistare, mappe enormi e veicoli. Purtroppo non sono riusciti a realizzare questa grande ambizione che avevano e hanno dovuto restringere la porzione online e ci siamo ritrovati con ciò che possiamo giocare adesso, tra l'altro che è anche stato rimandato l'online di un mese dopo l'uscita di Phantom Pain per dare il tempo a questi sviluppatori di rifinire ciò che avevano fatto. Sono interessanti le modalità che hanno inserito, sono anche divertenti. Sono poche purtroppo, c'è poco da fare. Ci si trova ancora qualche giocatore, soprattutto nei weekend. Però purtroppo, esattamente come Phantom Pain, resta l'ombra di quel che sarebbe potuto essere.
Questo è anche dovuto al fatto che Kojima è stato licenziato quando il gioco era ancora in sviluppo. C'è un intero capitolo riguardante questa questione dal loro punto di vista. Neanche loro sapevano che cosa stesse accadendo. Non era ben chiaro quali fossero le cause. Tutto ciò che sapevano, semplicemente, l'hanno saputo quando hanno avuto un incontro con Kojima, che gli ha dichiarato che il gioco lo avrebbe finito. Quindi questo sarebbe stato il suo ultimo progetto e poi se ne sarebbe andato via, però prima il gioco sarebbe stato finito. Purtroppo con scadenze molto strette, purtroppo con tutte quelle limitazioni con cui Konami lo ha praticamente bloccato, però comunque il gioco è stato fatto. Dopodiché Kojima è stato licenziato e quindi il futuro dello studio Kojima Production Los Angeles era incerto. Che cosa ne sarebbe stato di questo studio? Che cosa avrebbero potuto fare? Quel che hanno cercato di fare, ovviamente, è stato cercare di tenere in vita questo studio. Ed è qui che le cose si fanno interessanti, ma anche complicate, perché diversi sviluppatori erano andati a lavorare per Kojima Production Los Angeles solo per via del nome di Kojima, perché Kojima era una leggenda e tutti volevano semplicemente lavorare con lui, lavorare per lui, lavorare ai suoi prodotti. Nel momento in cui la sua figura andava a mancare anche l'appeal che poteva avere lavorare per questa compagnia. Per questo motivo, diversi degli sviluppatori, diversi dei dipendenti di Kojima Production Los Angeles se ne andarono dopo il licenziamento di Kojima e si sparpagliarono per tutte le altre compagnie che hanno sede a Los Angeles. Purtroppo per Konami c'era parecchia competizione lì. Lì aveva sede Respawn, aveva sede Infinity Ward e infatti parecchi dei sviluppatori andarono a lavorare lì. In più purtroppo Metal Gear Online fu recepito molto negativamente dalla critica. Fu criticato molto aspramente per essere così in scala ridotta, per essere un qualcosa che cercava di imitare la grandezza di The Phantom Pain senza riuscirci completamente. E questo demoralizzò parecchio gli sviluppatori rimasti a Kojima Production. Però non si persero d'animo e decisi a continuare a lavorare per questa compagnia, iniziarono a preparare delle bozze per quelli che sarebbero potuti essere i loro progetti successivi. Prepararono un progetto per un nuovo Bomberman, un progetto per un nuovo Contra e un progetto per un nuovo Silent Hill. Con l'uscita di scena di Kojima era uscito di scena anche Silent Hills, quindi poteva essere una buona idea presentare un progetto di rimpiazzo. Tra l'altro, notizia di un paio di mesi fa, sapevate che Junji Ito, il mangaka horror più prolifico e famoso al mondo, era stato contattato da Kojima e da Del Toro per lavorare a Silent Hills? Sapevatelo! È successo quando ormai il progetto era prossimo al cancellamento, quindi Ito, dopo il loro primo incontro, non ne ha più saputo niente finché il progetto non è stato cancellato, e anche della cancellazione ne ha saputo per vie traverse. Per questo motivo non ha mai effettivamente lavorato al progetto, non ha mai disegnato niente, quindi non esiste nessuna bozza di nessun mostro, di nessun elemento di gioco, non esiste niente. Però il suo possibile coinvolgimento poteva elevare davvero quel titolo. E un Silent Hill in mano sua, potrebbe uscirne qualcosa da bava alla bocca, disturbantissimo e magnifico. È un'idea che per un possibile Silent Hill futuro io non scarterei. La riprenderei in considerazione. Non sappiamo però se lo studio di Los Angeles l'ebbe mai presa in considerazione. Quello che sappiamo è che avevano anche in mente progetti ambientati nel mondo di Metal Gear. Il primo di questi era un prequel del primissimo Metal Gear, con come protagonista un giovanissimo Solid Snake e con un gameplay molto basato sul parkour. E francamente non sono molto convinto di quest'idea. Qualsiasi gioco legato a Metal Gear sarebbe stato accolto con la stessa freddezza con cui è stato recepito Survive. Cavolo, un Metal Gear con Solid Snake giovane basato su parkour. Suona brutto, cioè mi spiace doverlo dire, ma non suona come una buona idea. E avessero dato il via libera a questo gioco, sarebbe stato criticato aspramente. Della serie, Kojima se n'è andato da poco e già state sputando sulla sua eredità? Un gioco infilato nella timeline ufficiale, così a casaccio, non l'avrei preso bene nemmeno io, ma proprio per niente. Diversa invece la situazione riguardo a spin-off. Se fatti bene, convincenti e interessanti, quindi niente ricicli di Phantom Pain in salsa zombie, perché quella fu una porcata, li avrei anche presi in considerazione e
Il secondo progetto ambientato nel mondo di Metal Gear che avevano in mente sembrava decisamente più interessante. Sarebbe stato un gioco multiplayer competitivo, molto probabilmente uno sparatutto, in cui sarebbe stato possibile utilizzare qualsiasi personaggio della saga di Metal Gear. E la giustificazione a questa battaglia tra questi personaggi, anche di ere differenti, sarebbe stata che tutto ciò stava avvenendo nella testa di Psycho Mantis, se lo stava immaginando, era qualcosa dovuto ai suoi disturbi o ai suoi poteri. E francamente, questa idea la trovo buona. Mi piace il fatto che si siano anche sforzati di trovarci una giustificazione abbastanza convincente. Potevano uscirsene anche banalmente con "è una simulazione VR", un po' come tutta la modalità VR di Metal Gear Solid. Sappiamo che l'addestramento VR è una cosa grossa nel mondo di Metal Gear, ha preso largamente piede, potevano benissimo utilizzare una cosa del genere come giustificazione, invece hanno fatto quel passo successivo, hanno cercato di dare una spiegazione non banale, interessante e soprattutto credibile, perché poteva benissimo starci che nella testa di Psycho Mantis succedessero queste cose, noi cosa ne sappiamo di che cosa gli girasse per la testa? Sappiamo solo che i suoi grandi poteri erano anche un enorme fardello per lui. Tra l'altro, una cosa che trovo interessante e che mi avrebbe fatto ridere sarebbe stato utilizzare Psycho Mantis stesso in questo gioco, in queste modalità, perché sarebbe stato un po' come in quei cartoni dove all'interno della mente del personaggio c'è una versione del personaggio stesso, ma un po' più piccola. Non lo so perché mi fa ridere immaginarlo. Aprendo una parentesi, è con somma vergogna che vi ammetto che un bel multiplayer coi personaggi di Metal Gear me lo sarei comprato volentieri in qualsiasi salsa lo avessero fatto. Ed è con ancor più vergogna che vi ammetto che lo avrei giocato anche fosse stato un Battle Royale. Perché dai, un Battle Royale di Metal Gear con skin dei personaggi sbloccabili, con scatole di cartone, con mappe a Shadow Moses, sarei felicissimo di giocarlo. Che poi, lo sapevate che cronologicamente la prima modalità sparatutto Battle Royale è stata inserita nell'online di Metal Gear Solid 4? Era una sfida all'ultimo sopravvissuto con tutti i giocatori in mimetica ottica stealth, e non era chiamata Battle Royale. Ma il principio era quello. Si stavano buttando giù le fondamenta senza nemmeno saperlo. Il problema fu che ogni progetto che veniva presentato dallo studio veniva recepito con freddezza. Nessuno entusiasmava mai i piani alti di Konami. Nessuno veniva mai accolto con entusiasmo. Molto spesso invece succedeva che vedevano il progetto e dicevano: "No, no, scordatelo, non lo facciamo". All'inizio non si erano persi d'animo e quindi presentavano un progetto, veniva rifiutato, allora ne creavano un altro, lo presentavano, veniva rifiutato, riprovavano da capo, ne presentavano un altro, veniva rifiutato. A ogni cosa che cercavano di presentare ricevevano risposta: "No, non lo so, boh, poi vediamo". E quindi alla fine si sono arresi perché vedevano che il processo non stava andando da nessuna parte. Probabilmente anche perché ormai le priorità Konami le aveva dirette da un'altra parte, non era più interessata allo sviluppo di un gioco intero in larga scala come poteva esserlo anni fa, era molto più interessata a ridimensionarsi sui giochi per telefoni e sulle slot machine. Quindi alla fine semplicemente il destino dello studio era segnato fin dal principio. Con l'uscita di scena di Kojima difficilmente sarebbe stato tenuto in vita. E quindi dopo il rilascio ufficiale di Metal Gear Online, lo studio fu chiuso e lo sviluppo di tutti i futuri update per la modalità online sono stati dati in mano al team del Giappone. E questa purtroppo è la storia di un'altra delle tristi conseguenze del licenziamento di Kojima da parte di Konami. Lo studio di Los Angeles non ha mai davvero avuto la possibilità di dimostrare quanto valesse. E questo è un peccato, è davvero un peccato. Spero però per le persone che lavoravano a quello studio di riuscire a farsi valere nei nuovi studi in cui lavorano. E spero anche che Konami prima o poi a un nuovo progetto per un gioco AAA dia il via libera. Per quanto riguarda Kojima invece, con tutta l'hype che mi ha lasciato il suo nuovo progetto, Death Stranding, spero davvero che mi piaccia quanto i suoi lavori precedenti. E fortunatamente per scoprirlo non mi manca molto, l'uscita di quel gioco è praticamente imminente. Ma ancora più vicina è la fine di questo video, che penso possa anche terminare qui. Quindi ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo!